Una domenica speciale all'Urban Center con i ragazzi del Rainbow Khan, con lo staff guidato dal maestro Giacomo Buffo. Una giornata in cui le persone che passeranno appunto dall'Urban Center possono conoscere da vicino quello che è l'attività delle lezioni, dei corsi del Rainbow Khan di karate. Rainbow Khan, che tra l'altro è stato protagonista di recente, in questo 2022 molto speciale, degli europei. Quindi sulla scia di questi grandissimi risultati portati a casa dal Rainbow Khan e dalla nazionale italiana, voi siete stati in parte componenti, avete organizzato questa giornata in collaborazione anche con l'Urban Center. Ci vuoi raccontare un attimino come si svolge la giornata e soprattutto che emozioni si provano in questo periodo arrivando da queste esperienze bellissime dell'Europeo? Abbiamo deciso, grazie alla collaborazione col gigante, l'Urban Center, che ci ha concesso questo spazio, di fare un sabato e domenica a livello dimostrativo, e anche per valutare un po' quello che è stato il successo dei mondiali, degli europei, perché fondamentalmente abbiamo fatto un bel lavoro agli europei. Io non me lo aspettavo, ma come Rainbow Khan siamo andati molto bene, come nazionale terzo posto medagliere, ma come Rainbow Khan siamo andati molto bene. E qua c'è una parte dei ragazzi, un gruppo di quelli che hanno partecipato e ottenuto varie medaglie negli ultimi europei. Adesso ci aspetteranno altre attività, altri incontri, saremo probabilmente in Slovenia a metà ottobre, si parla della Repubblica Ceca e poi si parla del prossimo mondiale in Qatar o in Ungheria, da definire. L'esperienza appunto che avete tra l'altro, che è cresciuta con Rainbow Khan in questi anni di lavoro, va a sfociare anche nelle lezioni, nei corsi che puntualmente organizzate. Ci vuoi raccontare anche di questi corsi, dove li farete, come funzioneranno? Sì, anche perché siamo ripartiti e stiamo ripartendo con i corsi della prossima settimana in tutte le sedi, le palestre. Abbiamo bisogno di nuovi ragazzi, perché giustamente bisogna sempre avere un circolo e un ricircolo, soprattutto degli atleti, perché i vecchi un po' come me, come altri, vanno un po' in pensione, subentrano i giovani, poi subentrano i ragazzini che diventeranno, io mi auguro, dei validi atleti. I corsi partiamo da Rivarolo, sedi centrali, e li teniamo per i bambini dalle 18 alle 19 il martedì e venerdì, e per gli adulti 19, 20 e 30 per i sempre martedì e venerdì, sempre a Rivarolo. Poi ci sono le sedi distaccate, c'è Ozegna che fa il martedì e il venerdì dalle 17 alle 18, c'è Castellamonte che fa il martedì e il giovedì, sempre corsi per bambini e adulti, dalle 17 alle 18, la New Entry a Ruelio, speriamo che vada bene qualcosa anche in Val Chiusella, avevamo già qualcosetta di piccola ad Alice, e 18.30, 19.30 il giovedì, cioè una volta sola a settimana, e poi c'è la sede più lontana che è quella di Ivrea. Nella sede di Ivrea facciamo il lunedì e il mercoledì due corsi, bambini e adulti, dalle 17.30 18.30 bambini e dalle 18.30 19.30 adulti, lunedì e mercoledì. Stiamo aspettando Barbania perché c'è la palestra in fase di ristrutturazione e li terremo lunedì e giovedì. Tra l'altro ci dovrebbe essere un ragazzo medagliato nella squadra di Qatar, che è Carlino Riccardo, che terrà i corsi a Barbania. Rainbow Khan, che appunto, come dicevo prima, tanti anni, ormai decenni di esperienza, però la fame non solo di medaglie a livello agonistico, ma la voglia di insegnare questa disciplina che è fondamentale a tanti giovani, è uno stimolo importante sia per te come maestro, ma anche per lo staff che ti segue. Sì, assolutamente, ma più che la fame di insegnare è la fame di apprendere, anche da parte mia, perché sto comunque anche ancora apprendendo, quindi finché mi sento stimolato ad imparare, io sono stimolato ad insegnare, perché vanno di pari passo le cose. In ultimo, questi due giorni all'Urban Center appunto ha dato e dà in questo momento ancora l'opportunità di capire come funziona il mondo del karate, in questo caso delle lezioni, perché il karate comunque è una disciplina importante che insegna non solo a livello fisico ma anche a livello mentale e umano. Sì, esattamente, che siamo, chiamiamolo così, una disciplina di nicchia, e quindi non tutti ci conoscono, ma sarebbe molto molto utile e molto importante, soprattutto per i ragazzini che vengono fuori da questi due anni di problematiche, poter affrontare di nuovo un'attività con serenità e, diciamo così, con disciplina ed educazione.
E qua dall'Urban Center presentiamo alcuni dei protagonisti dei recenti campionati europei, dove il Rembukan è stato presente vestendo la maglia della nazionale e portando a casa degli splendidi risultati. Ecco con noi allora Buffo Marco, Daniele Amato, Giuseppe Figliuolo, Cavallero Matteo, Riccardo Carlino, Andrea Marangoni, Tobaino Daniele, Cristina Rusu.